Allora, io comincerei sinceramente, perché anche se siamo in molti meno, purtroppo c'è un bel po' di gente che non è collegata, però immagino che piano piano si aggiungeranno appena troveranno un nuovo link. E io, se Lucio è d'accordo, se Sì, Lucio è va bene. pronto, ricomincerei e poi appunto speriamo che piano piano si aggiungano persone. Sì, va bene. Allora, provo a introdurvi ancora questo primo protagonista, la salamandra di Aurora. E questo è il suo aspetto, una colorazione unica, nel senso che è una salamandra parente, simile a quelle completamente nere che troviamo nelle nostre montagne. Tutti gli individui, in realtà, quando nascono e fin quando muoiono, hanno questa spolverata, questa pennellata di giallo-verde sopra il loro dorso. Ed è unico non solo per la colorazione particolare, ma anche perché solo in certi boschi dell'altopiano dei sette comuni, a nord di Asiago, di Gallio, un po' anche verso il Trentino. Dicevo, fuori Italia se ne parla molto, soprattutto a livello di enti, associazioni, persone che sono molto interessate, affascinate e parte per la biodiversità del sud Europa, dove viviamo noi, dove ci sono degli animali unici. È considerata a rischio di estinzione per vari motivi, magari li possiamo anche elencare, ma i fattori di cui si parla, che sono comuni anche ad altri animali, dal cambiamento climatico all'uso abbastanza poco accorto delle nostre foreste, eccetera. E tenete conto che è un animale che, per quanto sia piccolo, bruttino e vive nei suoli e pochi lo conoscono, ha anche un insieme di normative, direttive che, almeno teoricamente sulla carta, dovrebbero garantirne un po' la sopravvivenza per il prossimo futuro. È considerata una specie di interesse comunitario tecnicamente, e questo comporta che, poiché l'Europa sta all'interno dell'Unione Europea, come tutti i Paesi membri, ha legiferato ormai da molti anni una legge che fa sì che, almeno sulla carta, questo animale, come l'orso bruno, foca monaca e altri più popolari, goda di una protezione rigorosa che si traduce con una certa insieme di cose che si possono fare o che non si possono fare. Addirittura abbiamo le parti delle nostre montagne dell'altopiano di Asiago che sono state dichiarate zona speciale di conservazione per garantire al futuro, alle generazioni future, il mantenimento degli habitat in cui vive questo animale. E in queste zone speciali di conservazione anche la Regione Veneto adottare delle particolari misure di conservazione, particolari modi di operare in questi territori che tendano a minimizzare gli impatti negativi su questo animale. Ma come è avvenuta la scoperta di questo animale esclusivo, di questo piccolo lembo di territorio? Beh, ci sono dei personaggi, insomma, non salamandre, ma uomini, che negli ultimi decenni, nei decenni scorsi, hanno legato in qualche maniera la loro esperienza, la loro vita alla scoperta e alla conoscenza di questo animale. Ci raccontano che alla fine degli anni 70, del millennio scorso, del secolo scorso, ad Asiago viveva ed era molto attivo anche a livello di sensibilizzare ed educare la popolazione verso, diciamo, la cura e la protezione della natura, un certo maestro patrizio, che è proprio questo qua, in questa foto, e il quale era un naturalista molto appassionato, fotografava, andava in giro per i boschi dell'altopiano, conosceva palmo a palmo le vallette dell'altopiano di Asiago e conosceva più le vallette dell'altopiano di Asiago che il resto del mondo. E quindi lui si era imbattuto alcuni di questi animali, di salamandre così un po' giallognole, ma non aveva colto che potessero essere una specialità dell'altopiano, le aveva un po' considerate simili alle salamandre pezzate che si trovano nelle colline lontane, o meglio, lontane da casa sua e al di fuori dell'altopiano di Asiago. Finché due ricercatori a quel tempo giovani dell'Università di Modena, una si chiama proprio Aurora di nome, e un altro, il suo marito, compagno, era Pierluigi, e in realtà scoprono anch'essi casualmente
per un evento un po' fortuito, che in quei boschi di quella parte della Toppiana di Asiago vivono questi animali che in effetti non assomigliano precisamente alle salamandre pezzate, che sono molto più conosciute. E questo un po' semplificando l'insieme di fatti con cui un po' casualmente si viene a scoprire che c'è un vertebrato prima non ancora conosciuto e nel territorio italiano, in particolare in Veneto, che era sfuggito alla conoscenza degli esperti, dei ricercatori. Facciamo un piccolo salto. Negli anni Ottanta, allora, la voce un po' si sparge in Europa, che c'è un qualcosa di speciale attorno ad Asiago, e quindi soprattutto gli appassionati austriaci, tedeschi, olandesi, vengono a fare qualche sopralluogo, qualche gita, qualche escursione nei boschi dell'Altopiano, e a quel tempo soprattutto, ma ancora oggi, c'è tutto un sistema, un insieme di gruppi e persone che amano allevare animali in cattività, i cosiddetti terraristi, e quindi si è cominciato anche a, da parte loro, raccogliere, prendere e trasportare al di fuori dell'Italia qualcuno di questi animali per essere mantenuto, osservato, fotografato, curato in qualche terrario di qualche appassionato in giro per l'Europa. Poi ci sono anche i ricercatori che cominciano a venire a cercare questi animali perché quanti sono, dove vivono, e in quel tempo sono soprattutto degli stranieri che vengono, perché diciamoci la verità, ci sono pochi italiani che si interessano di salamandre. Quindi ad esempio c'è Kurt, questo qui al centro, che lavorava adesso in pensione al museo di Berna, Berna in Svizzera, e ogni estate si prendeva dei giorni di vacanza e veniva con la sua auto ad Asiago per cercare nei boschi qualche informazioni in più su questi animali un po' misteriosi, più che altro degli zoologi stranieri che venivano a studiarlo. E negli anni 90, c'è un po' di fermento anche tra alcuni naturalisti italiani del Vicentino, c'è un gruppo naturalistico piccolo, e c'è un po' la fase dell'entusiasmo in cui si comincia ad avere curiosità di capire nel territorio delle province venete, delle regioni italiane, che animali vivono. E perché prima se n'era persa un po' la memoria, e quindi l'epopea dei progetti di Atlante. Quindi anche io mi trovo coinvolto in un gruppo di appassionati a gironzolare per le campagne o le colline o le montagne del Vicentino o di altre parti per cercare di raccogliere osservazioni di anfibi, rettili che vivono nel territorio. E in quel lì si cominciano a sviluppare, a programmare vari tipi di iniziative, di ricerche, soprattutto da parte di volontari, di associazioni, anche di università, con metodi vari. Quindi negli ultimi decenni su questo animale, per cercare di capire dove vive, quanto ce ne sono, esigenze ha, si sono alternate diverse persone, diversi gruppi e diversi approcci, qui ve ne ho elencati qualcuno. Pensate, per chi non si ha ancora posto la domanda di come fanno queste appassionate a cercare salamandre che non parlano, non migrano, difficilmente possono trovare. Beh, o si passano delle ore a girare delicatamente pezzi di legno al suolo, oppure ci si organizza e si stringono i denti, ci si ritara il ciclo circadiano, si dorme di giorno e ci si sveglia di notte, oppure si sta in attesa durante le giornate di sole e si aspetta che piova, e ossia si cerca di visitare i territori delle foreste montane quando poche persone vanno a cercare salamandre, ma quando le salamandre è meno improbabile che siano fuori, che siano attive. E poi si cerca di fare anche divulgazione, di raccogliere segnalazioni da parte di escursionisti, appassionati che cercano funghi in giro per le foreste dell'Altopiano. E poi ci sono anche dei tentativi di cercare di indagare a livello genetico quanto sono differenziate. E poi addirittura, e qui bisogna avere molta fantasia, qualche tentativo recente di applicare la tecnica del fototrapolaggio, che quella che al giorno d'oggi tutti utilizzano per mammiferi e vari animali, insomma, relativamente grandi, applicare il fototrapolaggio per cercare di cogliere qualche passaggio, qualche uscita di qualche animale in qualche territorio. Va bene, come sono fatti questi animali? Beh, tenete conto che avendone viste qualche migliaia, alla fine si è visto che tutte hanno delle macchie gialle sopra il dorso,
rosso e queste macchie sono maltese. In queste due figurine che avevo disegnato, ho provato a rappresentare l'animale più giallo, con più giallo, e vicino a quello meno giallo, quello in cui le macchie gialle ci sono ma sono meno estese. E la gamma di variazione è ampia, però insomma tendenzialmente si riconoscono perché sono sempre non completamente neri. E poi vi introduco un cugino. Nel senso, noi oggi vi dico qualcosa, vi mostro della Salamandra di Aurora, ma se cambiamo gruppo montuoso, non andiamo verso Verona, verso Carega, ci fermiamo un attimo attorno al Pasubio, lì su dei versanti meridionali molto scoscesi, molto affascinanti, molto rupestri, dove al pomeriggio di ogni estate, durante l'estate, ogni pomeriggio si formano delle nebbie e ci sono delle piogge abbastanza frequenti, beh, lì vive un'altra popolazione un po' separata, che è una popolazione intermedia tra le salamandre nere e le salamandre di Aurora. L'abbiamo chiamata salamandra del Pasubio. E lì gli individui sono alcuni completamente neri, ma alcuni hanno un po' di macchie, ma queste macchie non sono mai così estese come le salamandre di Aurora. E quindi sono una variante di questi animali. Ecco qua, 5 animali presi a caso tra quelli che siamo riusciti a fotografare in formato in modalità standard, per farvi vedere come i singoli possono addirittura riconoscere uno a uno per il tipo di disegno che hanno sul dorso. Dove vivono? Questa è la mappa che nel 2014, quindi un po' meno di 10 anni fa, con un gruppo di amici avevamo provato a realizzare. E dopo aver raccolto tutte le segnalazioni che devono essere ritenute o sicuramente corrette oppure verosimili, abbiamo provato a mappare in quella parte dell'altopiano di Asiago. Quindi qualche punto qua e là, ma gli animali non sono diffusi, almeno per quello che si conosce. Per chi gira un po' le montagne vicentina, tenete conto che tutte le popolazioni conosciute, le segnalazioni, stanno nella parte che va dalla zona del Vezzena alla zona appena sopra Gaglio. E adesso, proprio in questi giorni, stiamo con un gruppetto di persone, magari anche collegato, provando ad aggiornare questa mappa, e in effetti qualcosa si è aggiunto, soprattutto di evidenze che gli animali sono un po' più diffusi verso quel posto un po' mitico, ne parlo talvolta anche in altri contesti, che è la piana di Marcesina. E, però fondamentalmente la situazione non è cambiata, e questa è la range di quote a cui si collocano le popolazioni di questi animali. Sono su versanti rivolti a sud, forse perché questi si snevano, la neve si scioglie prima e quindi c'è più tempo per gli animali per mangiare, e quasi solo nelle foreste, soprattutto le foreste originarie dell'altopiano, non quelle di reimpianto dopo le vicende della guerra, dopo gli sboscamenti, e quelle originarie che sono le foreste miste di abete bianco, di faggio. E tenete conto che non è che se ne vedono tante, però se voi vi trovaste in un tratto di foresta dove c'è una popolazione e non si percepisce la sua presenza, ci sono solitamente anche più alcune centinaia di adulti che vivono stabilmente in ogni ettaro di questa foresta. Bene, come vivono? Diciamo una vita un po' pigra. Escono dalle loro anfratti, rifugi nel suolo in modo molto infrequente e anche poco prevedibile, ma un qualcosa possiamo prevederlo, è di grande aiuto, ossia se c'è una pioggia abbondante, soprattutto dopo alcuni giorni di siccità, ecco, c'è qualche possibilità che visitando un territorio, un sito dove ci sono centinaia di adulti presenti stabilmente, qualche individuo, al più qualche decina, possa vedere camminare in superficie. E vita pigra, dicevamo, considerando che ogni individuo ha un disegno di macchie gialle stabile e diverse, questo fatto si è potuto utilizzare come una sorta di marcatura intrinseca ai singoli individui. Quindi, provando a monitorare con particolari, insomma, accorgimenti, si è potuto anche stimare quanto mediamente ciascuno di questi individui si muove, ad esempio durante un anno,
teniamo conto, loro non sono 12 mesi, la maggior parte dei mesi freddi vengono passati in una sorta di letargo. Un anno sono più 7 mesi nel periodo caldo. E si è visto che se non ci sono disturbi, un adulto, una femmina, un maschio, insomma, quando va fuori cerca di stare nell'ambito di alcune decine di metri quadrati di foresta. Invece sono vagabondi, e questo è abbastanza spiegabile, quindi sì, i giovani si tendono un po' a spostarsi ugualmente, un po' casualmente, tra le tiere delle foreste, e chissà poi dopo alcuni anni a che distanza possono ritrovare dal punto in cui sono stati partoriti, vi ricordo, non nascono in acqua. Bene, e qui c'è un po' di statistiche che fanno un po' capire quanto è difficile poi mantenere e conservare le popolazioni di questi animali, perché ad esempio la fecondità è bassissima. In condizioni ottimali, comunque una femmina, se va bene, solo ogni 2 o 3 anni genera qualcosa e partorisce solo 2 piccoli. E un altro problema è il problema a livello di gestione, di conservazione o di recupero delle popolazioni o di ricolonizzazioni di magari ambienti deturpati da interventi umani oppure da eventi rari come la tempesta Vaia. Tenete conto che un animale deve aspettare 4 anni per poter essere maturo sessualmente per riprodursi. Se ha fortuna, magari vive anche fin quasi un adolescente umano, 14-15 anni, forse 20, però insomma la vita per loro scorre molto lentamente, quindi anche le dinamiche demografiche sono molto lente. Curiosità, ma qual è la loro origine storica? Facendo alcune analisi genetiche, particolari marcatori, che adesso non andiamo nei dettagli, beh, si sono trovate delle cose interessanti, ma abbastanza preoccupanti. In popolazioni se ne sono provate tre siti di Salamandra di Aurora, nella di Asiago. Beh, la diversità genetica dentro ciascuno di questi è molto scarsa. E questo ci dicono che quando c'è poca variabilità genetica, una popolazione è più esposta a non poter reagire a delle perturbazioni esterne. E un'altra caratteristica però è che la Salamandra di Aurora è molto diversa come storia genetica, come differenziazione della storia evolutiva rispetto a quella del Pasubio e rispetto a tanti altri gruppi di popolazioni che costellano e resistono nelle montagne delle Prealpi, insomma. Bene, non abbiamo ancora ben capito in realtà la Salamandra di Aurora da dove viene fuori. Questo è un po', se vedete, un diagramma schematico in cui è rappresentato l'ipotesi per ora di storia. Tenete conto che sembra che le salamandre completamente nere dell'Austria, della Svizzera, delle montagne interne delle Alpi, si siano differenziate da quelle delle nostre Prealpi meridionali. E tra quelle delle Prealpi meridionali si sono differenziate poi le salamandre macchiate del Pasubio rispetto a tutte le altre che troviamo nella zona del Bergamasco, nella zona del Bresciano, nella zona dei Friuli e nella zona poi andando verso est, verso la Dalmazia. Va bene. E qualche accenno ancora su quali sono i minacci per la sopravvivenza attualmente di queste popolazioni residue. Accelerazione del riscaldamento globale. E da dire una cosa che tutti sanno, ecco, tenete conto che questi animali hanno un problema intrinseco, cioè hanno una fisiologia tale per cui sono adattati da tempo a condizioni fresche e umide. E ovviamente e qua capitano male perché adesso la fase, cioè l'accelerazione del cambiamento, è verso le condizioni per loro intollerabili, cioè fa più caldo e fa più secco, e per questi animali le prospettive non sono buone. Ma a scala più breve abbiamo queste situazioni. Questi sono gli effetti che un lavoro normale, standard, di utilizzazione di legno da parte delle comunità locali del clima di Asiago, questi sono gli effetti che comporta. E non è solo una questione di brutta paesaggistica, possiamo essere un po' più razionali, è una questione che su questi c'erano delle home range
casa madre, con cosa da mangiare, con rifugi da utilizzare, con un microclima e con dei pori. Dopo questi si sono degli ambienti devastati. E poi si è aggiunto, questo è un animale un po' che probabilmente dovrebbe andare, come si dice, a Padova ad accendere un cielo a Sant'Antonio, per la sfortuna che è capitata la tempesta Vaia nel 2018, di cui forse tutti hanno sentito parlare. Quello lì è un esempio, è un dosso che prima era completamente coperto di foresta e quindi manteneva l'umidità per una popolazione, una delle più stabili, delle più, non stabili non lo sappiamo, delle più dense. Dopo Vaia questo è l'effetto, devo essere corretto, non dopo Vaia, ma dopo Vaia e dopo l'intervento di noi uomini per recuperare e gestire le ferite di Vaia. Almeno nel territorio veneto, diversamente da quello trentino, devo dire la verità, e si è cercati di operare con una rimozione pressoché completa del legno che era stato abbattuto dalla tempesta Vaia, e operando in modo con urgenza per vari motivi di gestione forestale, su cui adesso non vado a soffermarmi. L'effetto è che per questi animali c'è una accelerazione, un'ulteriore esasperazione dell'effetto negativo di Vaia, perché non solo non ci sono più le coperture di foresta che mantengono umidità, ma pure il legno a terra è stato rimosso, per cui in questi ultimi anni, ormai sono passati 2 o 3 anni da Vaia, già dei ricercatori che stanno monitorando la situazione in Trentino hanno già visto che un'area prima densamente popolata di salamandra di Aurora, dopo il passaggio di Vaia, si è seccata a tal punto che da lì le salamandre si sono spostate, o non ci sono più, o non sono sopravvissute. E tanto per darvi un'idea, e dopo non parlo più di cose brutte, quello è una mappa vera, è un pezzo di altopiano di Asiago perimetrato così virtualmente, e tutto era abitato da salamandra di Aurora, è una delle aree più conosciute, probabilmente dove la salamandra stava più densamente. Ecco, tenete conto, si può dire, anche se siamo registrati, ecco la sfiga di questo animale. E quelle macchie sono delle macchie di radure nuove create da Vaia, dove tutti gli alberi, o più dell'80% degli alberi, sono stati abbattuti. E quindi abbiamo stimato, gli è facile stimare, che un quarto di territorio se n'è andato per quella popolazione. Bene, e secondo protagonista, c'è qualcosa di simile tra questi due, ma anche tante cose diverse. Il colore, ad esempio. E questo protagonista si chiama Xerobdella. Questo è un aspetto di una Xerobdella fotografata all'interno del suo ambiente, del suolo. Niente di particolare, sembra un gomitolo, un centimetro circa di diametro. Questo è un'altra che si sta muovendo e sta rivelando la sua forma. E questo è un animale intero, ha forma un po' di verme allungato. Insomma, ha una forma di sanguisuga, ma è una sanguisuga particolare. Non corrisponde all'idea un po' stereotipa, che poi corrisponde al vero, delle sanguisughe che abbiamo. E come sono fatte? Sono animali che quando sono adulti sono fino a 7 centimetri, nascono da delle boletti che sono pochi millimetri, hanno un colore nero 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 comodo, ma se le osserviamo bene la superficie non è liscia, non è viscida come molte altre sanguisughe, ma è reticolata, fortemente reticolata. E tra fine 800 e prime 900, quando le prime si erano raccolte, campionate, studiate, poi nei musei naturalistici in giro per l'Europa si provavano a studiare al microscopio, quindi ci sono rimasti anche questi disegni anche abbastanza accurati di come sono fatti questi animali. Non hanno una morfologia molto complicata, ma il loro corpo è molto strano. Ad esempio, sul davanti, che è verso l'alto, hanno 8 occhi funzionanti, qualcosa vedono, almeno cambiamenti di intensità di luce. Hanno sul davanti, dove più o meno c'è la bocca, 2 appendici, 2 tentacolini. E poi, come tutte le sanguisughe, questo sì è vero, sia sul davanti attorno alla bocca, sia dietro, vicino all'ano, hanno delle ventose in cui si spostano a compasso. Questo è un animale fotografato in altopiano di Asiago. E come vivono? Talvolta può capitare di trovarli attivi che si muovono a terra sul muschio,
prima dell'alba o quando piove. Hanno un po' delle resistenze alla madre. Per il resto vivono dei rifugi stabili nel suolo e si muovono un po' a compasso come le altre salamandre. Ma se sono sanguisughe, che cosa mangiano e come mangiano? E qui ci sono delle sorprese, perché diversamente da quello che inizialmente anche gli esperti pensavano, queste sanguisughe che si trovano nei suoli dei nostri boschi, delle prealpi, in realtà sono dei predatori, ma predatori temibili nel loro piccolo mondo, perché mangiano animali anche più grandi di essi. In questo disegno realistico c'è una di queste sanguisughe, ma non è quella più grande che si vede. Quella più grande che si vede è un lombrico, che è la preda. La sanguisuga è quella indicata con B, che è attaccata col dietro e col davanti ad un lato dell'ombrico, e col davanti, con la bocca, con delle dentelli, sta provando a succhiare. E probabilmente si orientano non tanto a vista, ma quanto col senso chimico. E quelle poche osservazioni che sono fatte di xerodelle nelle nostre montagne e in fase di alimentazione, si è visto che succhiano, se non sono disturbate, per delle ore. E quindi le loro prede in realtà vengono ad essere consumate in modo abbastanza graduale, come nei peggiori film horror. E c'è poi un aneddoto che lega le salamandre viste prima a queste xerobdelle, che sono in realtà predatori di salamandre. E quando i primi naturalisti che hanno scoperto queste xerobdelle, e non parliamo di molti secoli fa, parliamo dei primi del Novecento, e ovviamente hanno fatto le ipotesi più ragionevoli. Essendo una sanguisuga terrestre, si pensava che fosse una sanguisuga ematofaga, cioè di quelle che vanno a succhiare sangue e liquidi interni di vertebrati. E poiché in alcune montagne dell'Austria queste xerobdelle vivono assieme con salamandre nere, si era fatta l'ipotesi ragionevolissima, giustamente, che fossero dei parassiti occasionali di salamandre nere. E questa ipotesi, come vi dicevo, adesso da tempo è stata abbandonata. In realtà sulle salamandre non hanno nulla da mangiare. Come si riproducono questi animali? Non ci sono xerobdelle femmine, xerobdelle maschi, sono tutti individui che sono ermafroditi, e quindi ogni individuo, quando ne incontra uno, può fare una fecondazione incrociata, si comporta sia da maschio, si comporta sia da femmina, quindi lascia un po' del suo genoma ai figli dell'altro e riceve un po' del genoma dell'altro e produce dei propri figli in un bozzolo che produce sbavando attorno alla parte interna del suo corpo, e con questa schiuma, con questa bava che produce, costruisce un bozzolo dentro cui stanno delle uova che poi schiuderanno. Da questi bozzoli usciranno una decina al più di piccoli giovani. Questo è un disegno, quel che so, non esistono per ora fotografie e neppure filmati di xerobdelle in tenero, diciamo, comportamento. È un disegno naturalistico che riproduce un'interazione amorevole tra due xerobdelle. E quante sono le specie di xerobdelle? Non lo sappiamo, e per molto tempo ancora non lo sapremo, perché ora come ora non c'è nessuno che le sta studiando. E questo è un campo che vi lancio, se qualcuno c'ha voglia di darmi una mano, a me piacerebbe. E se leggiamo le poche cose scritte nel secolo scorso, ci sono due o tre specie, forse, che sono morfologicamente, hanno un po' di diversità. Ora, essere diversi per degli animali un po' così privi di morfologia come le xerobdelle è difficile, però per dire le differenze sono eclatanti. Li vedete due fotografie di due individui conservati e quindi sbiancati per quello, altrimenti sarebbero neri, dove si vedono delle posizioni diverse di diversi pori. Questi pori sono importanti dal punto di vista del comportamento del produttore, perché sono i pori da cui escono le spermatofore, le uova, e quindi sono importanti nelle interazioni. E diverse popolazioni, si è visto, hanno una configurazione di posizioni di questi pori sessuali diversa, e in base a questo si è ipotizzato che ci siano almeno due o tre specie. Ma pensate che siamo nel 2022, ma ancora nessuno ha avuto la possibilità
l'interesse o l'occasione di provare a testare, a verificare quante specie ci siano sulla base anche di analisi genetiche moderne. Quindi, insomma, non sappiamo nulla quante specie ci siano. Qualcosa stiamo cominciando a capire da dove vengono queste xerobodelle, poi vi dico dove possiamo trovarle. E dove vengono? Questo è un, chiamato un diagramma filogenetico in cui ogni riga è una specie di sanguisuga diversa. Occia arancione è quella che rappresenta la nostra xerobodella ed è l'ipotesi della storia evolutiva parentele con altre specie sanguisughe in giro per il mondo. Tutti noi sappiamo che nei nostri laghi, nei nostri fiumi, se giriamo dei ciottoli, mettiamo dentro le mani, beh sì, qualche sanguisuga la possiamo trovare in giro per l'Italia, in giro per le nostre montagne, in giro per l'Europa, ma in realtà dove stanno i parenti più prossimi di queste xerobodelle delle nostre montagne? Beh, una è queste, America Centrale, nome impronunciabile, unica fotografia che si trova in rete di un animale morto, molto grande, probabilmente un po' ematofago e comunque nero come queste. I loro parenti più stretti di queste xerobodelle delle nostre montagne stanno in America Centrale. E secondo parente più stretto siamo comunque in ambienti esotici. Mesobdella, un'altra sanguisuga terricola terrestre, non nera ma marroncina, che sta in America Meridionale. Che storia complicata. Invece, tornando a noi, dove potete avere l'occasione di trovare questi animali? Perché a questo punto vi verrà voglia di, quando andate in montagna, ma voglio vedere anche io queste xerobdelle, dato che non fanno male, in realtà sono molto affascinanti. Vivono in foreste, vivono dove il suolo è umido e più o meno il loro optimum di diciamo temperatura per essere per sopravvivere, per muoversi, è una temperatura media montana tra i 10 e 15 gradi centigradi. E mi è venuta voglia, è stato un po' faticoso, di andare a digitalizzare, a cercare tutto quello che è stato scritto finora di osservazioni, segnalazioni, raccolte di xerobdelle in giro per le nostre montagne. Questa mappa vi rappresenta tutto quello che ho trovato finora, anzi fino all'anno scorso. Ci sono 110 eventi in cui qualcuno ha scritto, riportato di aver trovato una sanguisuga xerobdella. E vedete che sono un po' sparse nelle Alpi orientali e nella parte settentrionale delle Alpi dinariche. E una volta che ho, qualche anno fa, scoperto casualmente che c'erano questi animali, ci si fa un po' di attenzione, quindi finora a me e ad altre persone con cui sono in contatto è capitato di trovare due volte altre di questi animali. E quindi in totale, insomma, abbiamo un insieme di punti. Vedere più di fino sulle montagne sopra Verona, sopra le nostre case. Allora, vedete, ad esempio, ogni punto è un luogo dove sicuramente vive la xerobdella, non in tutte le montagne vive, apparentemente è diffusa qua e là, almeno nella zona delle prime due cordoni delle montagne delle nostre prealpi, e vi faccio notare anche la maggior parte di voi, il gruppo di WWF che mi ha invitato oggi è molto legato al territorio del Veronese, che abbiamo anche alcuni progni e anche un sito presso il Baldo dove da tempo si sa che dovrebbe vivere ancora questa xerobdella, e poi la zona di Carega, la zona di Pasubio, la zona di Asiago e poi via delle Dolomiti Lunesi, qua e là, qua e là. Bene, se avete ancora pazienza, 10 minuti, volevo dirvi cosa c'è di vero in questa cosa che ogni tanto gira anche nella stampa locale, scoperti lombrichi giganti in giro per le nostre colline o montagne. E non anche qui sono degli animali di cui sappiamo molto poco, ma quel poco che sappiamo è molto interessante. E soprattutto, anticipo un messaggio che vorrei passarvi, è che anche gli animali meno popolari, anche tra gli animali meno popolari, troviamo degli elementi di esclusività, di specialità nelle nostre montagne, quindi dei tasselli di biodiversità che se non li conosciamo e li
ci rivolgiamo l'attenzione, rischiamo di perdere per il prossimo futuro, anche se non sono animali pelosi ed entusiasmanti come lupi, orsi e altri animali popolari. Lombrichi sono questi animali vermiformi diffusi nei suoli, se ne trovano anche in montagna. Poi uno se talvolta li guarda, dice: ma che belli che sono, ce ne sono di rosa, ce ne sono di marroni. E poi qua e là in nostre montagne abbiamo anche alcune specie che sono di color smeraldo. E già questo sarebbe interessante, ma la storia che vi racconto è ancora più incredibile. Tenete conto che la maggior parte di questi lombrichi sono lunghi, quando sono adulti, qualche centimetro, al più pochi decimetri. E tra l'altro, quante specie ci abbiamo di lombrichi in nostre montagne? Non lo abbiamo ancora, perché proprio negli ultimi decenni ci sono dei gruppi di ricercatori, soprattutto della penisola iberica, spagnoli e portoghesi, che stanno trovando che in realtà c'è molta più diversità di specie di quella che ci sembrava. D'altra parte, tendenzialmente noi quando abbiamo lombrico pensiamo che tutti i lombrichi sono uguali. In realtà c'è molta storia evolutiva di differenziazione alle spalle. Ecco l'animale un po' strano e meno conosciuto di cui volevo parlarvi. Si chiama Eofila, è un lombrico come gli altri, ma è speciale perché? Innanzitutto perché ha una colorazione strana, ad anelli, ok? Rosa di base, ma ha degli anelli violacei. E quando lo trovate vivo, adesso accettate quello che diventa anche affascinante, perché manda delle iridescenze. La pelle manda dei particolari lampi di luce, per cui su questi anelli ci sono dei giochi di iridescenza molto particolari. Ha delle setole di ancoraggio, per cui è un po' più grande degli altri, poi vi dico quanto, ma se voi lo accarezzate, d'accordo, forse non avete mai creato un lombrico, ma ne vale la pena. Se lo accarezzate da davanti a dietro, sentite che è delicato, morbido, insomma, non ha resistenza. Dalla parte opposta sentite che ha delle setole e gli fate un po' il contropelo. Chi se n'è occupato di questo animale? Vi racconto un po', vi mostro un po' di visi di delle poche persone che a questo animale hanno legato un po' delle loro ricerche. Allora, fine 800, un universitario zoologo di quei tempi, Daniele Rosa, scopre che ci sono degli animali particolari, grandi, dopo la sua scoperta si comincia a distinguere come specie diversa. Descrive la morfologia di questi lombrichi un po' più grandi del solito. E nella seconda parte del secolo scorso, uno zoologo abbastanza famoso, Pietro Modeo, anche per contributi teorici, nel suo piccolo in realtà si era pure occupato ed è la persona che ha cominciato a capire la distribuzione territoriale di questi lombrichi speciali giganti, chiamati Eofila. E più recentemente, da poco è andato in pensione uno zoologo, si chiama Maurizio Paoletti, quale, interessato ad aspetti di ecologia dei suoli, ha pure dato un contributo importante, insomma, a conoscere meglio la differenziazione di questi animali. Ma tolti queste poche persone, pochi altri se ne sono occupati. Allora, quanto grandi possono diventare questi mitici lombrichi giganti chiamati Eofila? Ho avuto la curiosità di rispondere come così potevo a questa domanda, andando a cercare, leggere tutto quello che è stato scritto di questi animali, filtrandolo ovviamente in base all'attendibilità. Allora, misurare l'ombrico è una cosa al limite dell'assurdità. Sono molli e non c'è una vera lunghezza di un lombrico, dipende quanto lo tira. E poi ci sono due modi di misurare l'ombrico, meglio, operativamente le indicazioni che troviamo da parte di studiosi di quanto lunghi sono questi lombrichi rientrano in due grandi categorie: o hanno misurato l'ombrico morto e fissato dentro un liquido tipico, ad esempio alcol oppure formalina, per cui c'è l'effetto anche di raddrizzimento, effetti osmotici, l'animale che è morto si rattrappisce, oppure ci sono delle misure prese su animali vivi, ma quando sono animali vivi dipende quanto lo tiri. Allora, insomma, io non avrò una misura unica da darvi, ma
mi attengo a quello che sono le informazioni filtrate rigorosamente. La lunghezza massima da morto di questi lombrichi, tenendo conto che è una cosa, una misura stimata in più di 60 individui trovati, giovani, adulti, eccetera, è di probabilmente 45 centimetri. Ripeto, mezzo metro di lombrico da morto. Quanto è lungo un lombrico eofila se abbiamo la fortuna di trovarlo in natura vivo o di estrarlo o di incontrarlo perché viene fuori dal suolo? I dati sono pochi, sono anedotici, ma potrebbe arrivare anche 80 centimetri, ok? Non un metro, ma siamo quasi arrivati al metro. E la cosa più buffa è che si può anche usare un lombrico, quindi questi lombrichi da adulti fanno mezzo etto. Ah, con due lombrichi vi fate un etto. Come vivono questi animali? Allora, dove si è provato a valutare le densità massime di questi lombrichi giganti sono per ogni metro quadro anche 5 individui. Poi se siete curiosi e non sapete come fanno a stimarle, vi posso dire che come si fa a sapere che in un metro quadro sottoterra ce ne sono mediamente 5 di questi lombrichi. Quindi una biomassa in proporzione al suolo dove vivono è abbastanza rilevante. Fate conto, mezzo etto se diventano grandi, per 5 per metro quadro ce n'è carne di lombrico sotto. E anche gli effetti ecologici. E come si manifestano poi nella struttura dell'ambiente? Fanno delle gallerie verticali. Quindi, ok, non dovete pensare che sotto suolo sono gli lombrichi messi per lungo, ok? No, vivono soprattutto in verticale, in suoli molto profondi, molto spessi, hanno gallerie verticali. Si spostano soprattutto da sopra a sotto e stanno molto profondi, sembra solitamente, ma quando è che escono? Quando vogliono mangiare. Udite, udite, non sono lombrichi che mangiano terra, roba di decomposizione, perché sono lombrichi vegetariani abbastanza selettivi, cioè questi animali col musetto, dalle gallerie verticali, di notte o con la pioggia, mettono fuori la testa, è difficile, testa non c'è, insomma, mettono fuori davanti e con la bocca vanno a prendere foglie di erba. Ok, sono vegetariani e mangiano erba fresca se possono. Poi, come tutti i lombrichi, fanno i pirolotti di terra e quindi fanno dei grumi di terra che si possono riconoscere perché sono delle belle patacche rispetto alla mano. Quelle degli... Allora, delle due mani, allora, nell'immagine a sinistra c'è la fotografia di un lombrico e di una mano di un bambino. L'ombrico è quello rosa a righe sotto, la mano del bambino è quello rosa sopra, senza righe. E nell'immagine in alto a destra c'è una mano di un adulto con sopra uno di questi grumi di terra passata dall'intestino dei lombrichi e lasciata in superficie. Bene, e poi ci sono anche degli aspetti comportamentali, qualcosa si comincia a capire. Ad esempio, sembra che questi animali, anzi no, lo potete provare anche voi, e quando sono infastiditi da noi che li vogliamo vedere o da un merlo gigante che vuole mangiarsi un gigante, ecco, secernono dalla pelle, dalla superficie, una sorta di liquido giallognolo che probabilmente ha effetti repetiti, non lo sa, lo sappiamo. Vedete una foto di uno di questi animali un po' nella terra, un po' fuori, che ha la pelle completamente ricoperta di liquido giallognolo repellente. Come si riproducono? Beh, questi sono parenti delle sanguisughe, quindi hanno gli adulti che formano in un tratto del corpo sul davanti una sorta di sella di manicotto più scura, come vedete in queste immagini, e poi sono ermafroditi. E qui sì, abbiamo per questi animali alcune rare immagini che potete trovare anche in rete di lombrichi eofila, allevamento per poter essere osservati e studiati, si sono fatti anche fotografare un accoppiamento incrociato, quindi lì vedete due animali appaiati, uno dei quali si riproduce con l'altro. Realizzare un bozzolo con delle uova e tutto il ciclo ricomincia. Dove vivono questi lombrichi giganti? Sembra che abbiano bisogno di ambienti con suolo profondo, sono lunghi, sono grandi, il suolo deve essere profondo da scavare, non con la roccia superficiale, però fondamentalmente dove il substrato è calcareo. E in particolare non in pianura, non nelle zone perturbate, ma nelle nostre montagne, più che altro nelle valli tra montagne o colline, e con degli ambienti abbastanza complessi, versanti, vallette, conche ricoperti da boschi mesofili.
di latifoglie che possono mantenere e produrre nei secoli un suolo molto strutturato, molto profondo. E anche qui ho provato a mappare tutti i pochi dati che ci sono, le mie poche osservazioni, quelle di poche persone che conosco, e nelle nostre montagne. Evidentemente non ci sono osservazioni proprio veronesi, ma già dalla parte dell'Alto Vicentino ci sono delle popolazioni, così come sul Grappa, così come sulla dorsale Cesena Visentin, la zona del Montello, la zona dei colli sopra Vittorio Veneto e poi anche in Friuli. Quindi in tutto il mondo eofila, questo lombrico gigante che è quasi 80 cm da vivo, e vive in questo tratto di nostre prealpi venete. Per ora si conoscono 26 siti, si sono isolati, per lo più di bassa quota, ma ce n'è un sito nella zona sommità del Grappa abbastanza alto, e chissà qual è la vera distribuzione, la vera situazione. Anche qua, ma quante specie ci sono di eofila? Boh, non lo sappiamo, probabilmente almeno due, con una tecnica che da alcuni anni si usa abbastanza rutinariamente nella, per i nostri organismi, si chiama DNA barcoding. Si è scoperto che almeno ci sono due specie, ossia le popolazioni, diciamo, delle prealpi vicentine e trevigiane ne sono specie, e le popolazioni del Friuli, un po' più separate, sono un'altra. La cosa bella è che per ora sappiamo che ce ne sono diverse, ma morfologicamente nessuno le ha provate a confrontare bene, quindi non sappiamo come, se hanno delle differenze morfologiche, anatomiche, forse non ne hanno poche, forse chi lo sa. Le due specie che hanno questi nomi strani sono chiamate specie gemelle, ossia si sono separate da un antenato comune. Non sappiamo quanto tempo fa, ma è un antenato comune. E uno è rimasto a destra, uno è rimasto a sinistra. E qual è il parente più prossimo, per quel che si può stimare su base genetica, di queste specie di lombrico giganti? Un lombrico che non è gigante, ma un lombrico che, pur avendo dimensioni normali e quindi sfugge l'attenzione, in realtà è una specie endemica di quella zona lì, delle Alpi, o meglio delle prealpi lombarde, veronesi fino a Perici e Euganei. Quindi sta immediatamente ad ovest dell'area dove vivono i lombrichi giganti. E probabilmente da questo antenato comune la linea che ha portato Eophilas è diventata gigante, molto più del pochi centimetri di questo animale chiamato Peredia gestroi. E poi ci sono gli altri lombrichi. Io ho terminato questa carrellata di tre storie, scelte un po' tra le più curiose, e il messaggio che voglio darvi è che in realtà ci sono tanti altri animali nei suoli, piccolini, poco conosciuti, e che spesso sono ignorati e possono essere anche usati elementi del nostro territorio. Vi ringrazio dell'attenzione, per chi ha avuto la pazienza, non ho i problemi tecnici. Allora, grazie a tutti quelli che hanno seguito. Se avete domande, adesso immagino mi stiate vedendo, spero di sì. Dicevo, se avete domande, vi prego di utilizzare la chat della diretta YouTube. Potete scrivere tranquillamente, dove ci avete dato i feedback sul fatto che non si sentiva l'audio, scrivetele pure lì e io adesso le raccolgo se qualcuno ha curiosità, e poi le sottoponiamo al nostro ospite Lucio Bonato. Allora, intanto eccoci, adesso credo che siamo a pari come dimensioni dello schermo. Ok, vedo già una prima domanda di Laura, che chiede se è vero che un lombrico tagliato sopravvive, quindi una domanda più in generale sulla biologia dei lombrichi. Lucio, vuoi rispondere tu? Una domanda difficile, perché dipende quale parte sopravvive. Se mi sentite, sì, lombrichi si dice, no? Sì, è stato anche provato, hanno una certa capacità di sopravvivere a mutilazioni importanti, e quindi a seconda di quanto sia, diciamo,
profonda, letale, vitale la zona tagliata, possono sopravvivere, sì. Nello specifico, se le offri l'ombrico gigante, se lo tagli una parte sopravvive, è una delle cose che non si sanno. Prima devi trovare l'eofila, tirarlo fuori, avere il coraggio di tagliarlo, è un peccato perché sono talmente rari, e quindi nel caso specifico non lo so, però sì, tendenzialmente sì. Ok, intanto finché arrivano altre domande, io ho un paio di curiosità. Laura mi ha bruciato sul tempo, ma sono contento. E volevo chiedere, beh, intanto prima avevo una constatazione, che sono francamente un po' imbarazzato da quanto pochi sono i punti di Xerobdell nell'area del Veronese, quindi la mia è un invito a tutti quelli delle varie associazioni di appassionati qui, di naturalisti qua della zona del Veronese, insomma, così a battere anche la zona dei Monti Lessini per avere record e magari raccogliere anche qualche individuo che potrà essere tenuto per le future eventuali analisi genetiche quando qualche giovane volenteroso vorrà approfondire la questione e aprire il vaso di Pandora. E invece la domanda che avevo per Lucio è, siccome io so che tu giri tantissimo proprio per l'attività di campionamento, incessantemente da tantissimi anni, un sacco di zone appunto delle Prealpi, e hai raccolto animali veramente in lungo e in largo e ti sei anche imbattuto nelle popolazioni varie locali di umani che abitano queste zone. Volevo chiederti se hai, insomma, se puoi farci una sintesi di qual è la tua percezione diciamo cosa pensano le persone locali, cosa sanno e cosa pensano un po' di questi animali di cui ci hai parlato, in particolare, insomma, della salamandra, che è quella di cui mi aspetto si sappia di più anche delle persone che abitano nei luoghi dove questi animali vivono. Cioè, è percepita l'importanza e l'unicità di alcuni animali che popolano i suoli delle nostre prealpi, oppure, diciamo, nessuno sa nulla e quindi andrebbe fatta anche una. In qualche modo un'opera di divulgazione anche magari presso i più giovani per cercare di formare anche un po' le popolazioni, cioè le persone che vivono in questi territori sul fatto che esistono anche queste componenti della natura e non solo appunto le componenti di fauna magari più comunemente si osservano e che sono più conosciute presso le persone, diciamo, non appassionate, ecco, di animali. Ma allora, personalmente non mi è capitato molto di avere occasione di, diciamo, fare sondaggi presso gli indigeni, gli autoctoni di territori montani su animali così. Tieni conto che, come magari capita a voi, insomma, se ti vedono in giro col binocolo che guardi alto, ti dicono: ah, vabbè, c'è il camoscio, c'è l'aquila e sono fuochino. Però quando già ti vedono chino a terra o in mezzo agli arbusti, anche quest'anno sto raccogliendo, sono già 3 casi dopo la primavera. La domanda è: cosa c'è di buono? Cioè, si va. Quindi è difficile poi attaccare il discorso quando già ti hanno ipotizzato se faceva un'altra cosa. No, invece però. Con la salamandra è un po' diverso. La salamandra, rispetto all'eofila, rispetto a Xerobdella e tante altre cose, la salamandra ha anche un valore, meglio, c'è tutto un contesto normativo per cui per forza le popolazioni, la gente deve bere perché ci sono delle norme, ci sono delle guida, delle cose che vanno a interferire. Quindi la salamandra, la storia forse si è saputo, insomma, è abbastanza triste, non funziona, nel senso che le popolazioni umane della zona dove vive la salamandra, per vari motivi culturali, diciamo, prassi nella gestione del bosco, stanno ancora soffrendo come un fastidio la presenza della salamandra e quindi, diciamo, non solo non ne percepiscono l'unicità, l'interesse, il valore, anche europeo, ma lo considerano come un fastidio. E fastidio perché? Perché può condizionare i tempi, l'intensità, le modalità con cui attuano le attività di
dell'economia tradizionale, quello di fare silvicoltura, di raccogliere e vendere legna o di utilizzare. Quindi, non so se ti ho risposto. Quindi, in generale, la mia percezione è che non c'è una consapevolezza e chiudo con una cosa che mi viene da pensare recentemente. Credo che i suoli delle foreste, il suolo inteso come quell'ambiente piccolino sotto la lettiera, non è popolarmente considerato un habitat. Nell'elenco degli habitat dei libri di scuola c'è la palude, la foresta, il lago, ma non c'è il suolo. Quindi è un po' sottovalutato in generale. Bene, grazie. E c'è un'altra domanda di Pier Alfonso Iacono che chiede, se non sbaglio, il professore ha invitato a collaborare nella ricerca della Psirobdella sul territorio. Infatti, mi pare anche a me che tu abbia fatto un piccolo appello durante Io la ci provo presentazione. sempre, io E ci provo chiede, vorrei sempre. sapere come si svolgono le ricerche di questo animale, immagino. Ok, forse la domanda è come fa uno a provare a cercarla? E se la domanda invece è se ci sono già delle ricerche strutturate, pianificate, la risposta è no, perché non ci sono persone, nel senso che io non me ne occupo principalmente, mi capita qua e là di aver curiosità, trovo, filmo, prendo il dato, eccetera. E può capitare a persone che vanno in montagna anche senza cercarla apposta di imbattersi in questi animali, perché magari sono fuori con un acquazzone. Se vi dovesse succedere che vedete degli esserini vermiformi neri che si muovono nella zona umida, adesso si possono utilizzare dei metodi molto comodi che forse molti di voi conoscono, che si usano anche per raccogliere dati o ricordi o fotografie di piante, di insetti. Si fa una foto, ci si annota dove si è trovato e poi si può condividere o trovando un aggancio, scrivendo a me in qualche maniera, oppure condividendolo nelle piattaforme che già esistono dove si condividono osservazioni di fauna, flora, che già sapete, ad esempio iNaturalist. Per dire, ci sono due, tre, quattro casi di persone che hanno incontrato Xerobdella, l'hanno fotografato e l'hanno, non so se dice, postata su iNaturalist, e lì sono occasioni, quindi la cosa può essere anche semplice. E quindi bisogna avere fortuna, semplicemente non ci sono. E ne approfitto per agganciarmi per un'altra domanda. Io poi, se qualcuno ha altre domande, ben venga, insomma, scriva pure in chat e le recuperiamo, e, come abbiamo fatto con queste due. E volevo chiederti appunto se per tutti gli animali di cui stiamo parlando, sia per quanto riguarda le salamandre che per quanto riguarda i lombrichi, ma anche per le Xerobdelle, se hai consigli su come fare la fotografia, perché almeno per quella che è la mia esperienza. Spesso le persone, anche magari dimostrando buona volontà e entusiasmo per fornire dati agli esperti, fotografano animali e sottopongono fotografie che poi si rivelano talvolta inadeguate per l'identificazione oppure per capire di che specie è o anche per stimare alcuni parametri. Hai consigli su come fotografare questi tre tipi di animali di cui abbiamo parlato stasera? Allora, no, capitiamo bene perché in realtà nelle nostre montagne anche una foto fatta così come viene, con uno smartphone d'occasione su uno di questi individui, permette comunque di riconoscere con certezza che è una salamandra di Aurora rispetto ad un altro tipo di salamandra. E faccio un esempio, il caso concreto è se si vede l'animale intero, quel tipo di colorazione gialla è esclusivo di quell'animale. Sicuramente si riesce a riconoscere un neofile da tutti gli altri lombrichi, perché quel tipo di annullazioni e di colorazione nel nostre montagne è esclusivo. E sicuramente si riesce a riconoscere una Xerobdella, a meno che non sia appunto troppo mossa, perché un animale a forma di verme nero così non credo che esistano delle simili. Quindi, diciamo, avere una foto che documenta senza ombra di dubbio che tu, Paolo, quel giorno eri da solo, non sei esperto, ma hai trovato una nuova popolazione, un nuovo sito di uno di questi animali rari, ecco, avere una foto che lo documenta è abbastanza semplice. Il problema è che dopo, se invece uno vuole fare una fotografia che possa essere usata per studiare la diversità
tra specie o tra popolazioni, questo ovviamente non si può fare. Io credo che, appunto, se uno vuole trovare differenze tra eventuali specie di lombrichi o sanguisughe, non può prescindere da uno studio più tradizionale di anatomia basato anche su esemplari raccolti, dissezionati, utilizzando dei metodi abbastanza particolari, perché sono animali vermiformi semplici di forma. Bene, grazie. E allora io non vedo altre domande nella finestra qui che mi compare della chat. Visto che due le abbiamo intercettate, immagino, cioè non vedo motivi per cui dovrebbero essercene altre che ci stanno sfuggendo, a meno che qualcuno non mi avvisi al volo in questo momento sul telefono che ho qui a portata, ma mi pare che non stia arrivando nulla. Quindi ecco, no, ne è arrivata una appena in tempo da Erika. Okay, ciao Erika, che chiede, è questo un periodo molto poco piovoso ma abbastanza caldo? E chiede, posso chiederti Lucio se hai già trovato delle salamandre in questa stagione? Sì, puoi chiederlo. Puoi chiederlo. Allora, adesso siamo 23 marzo e anche se non c'è tanta neve, in realtà la salamandra di Aurora, per quel che si sa, negli ultimi decenni, rientra in attività dopo l'inverno, non prima di fine aprile, primi di maggio. Quindi non proprio nessuno ha provato già a cercarla perché siamo molto in anticipo e quindi no, non mi aspetto che siano uscite perché probabilmente il letargo così importante per molti mesi è regolato da fattori ormonali dentro, per cui non credo che un po' di anomalie d'inverno li facciano ritornare in attività molto in anticipo, quindi no, non se ne sono viste e bisogna aspettare molto ancora. Stanno sottoterra da qualche parte, molto in profondità, non si sa. Quella è un'altra cosa che, insomma, dai ricordi che ho di chiacchierate sulle salamandre, sarebbe una cosa interessante da scoprire, immagino, e appunto dove vanno quando vanno in letargo. Vedo un'altra domanda di Laura, quindi non respirano durante il letargo? No, tutti gli animali che fanno letargo, comunque un minimo di funzioni, di meccanismi, di processi vitali devono tenerlo. Sì, quindi respirano lentamente e consumano pochissimo ossigeno e sì. Non so con che frequenza, nessuno l'ha mai misurato, ovviamente, però sì, non è una ibernazione, una sospensione della vita. È un letargo come tanti animali fanno in inverno, perché noi siamo abituati, no, che il letargo è molto conosciuto, una cosa tipica di alcuni mammiferi, in realtà tanti animali di montagna fanno dei letarghi simili, però un po' respirano. Bene, allora per adesso non vedo altro in chat, allora io concluderei intanto ringraziando tantissimo Lucio per la presentazione, molto molto bella, molto esauriente e anche con un sacco di cose interessanti che immagino insomma non siano troppo conosciute e anche perché i gruppi, insomma i tre animali di cui abbiamo parlato appunto sono veramente poco conosciuti. Lo ringrazio soprattutto per la pazienza, per i problemi tecnici all'inizio che l'ho interrotto diverse volte. Però almeno dai numeri che sto vedendo, credo che siamo riusciti a recuperare quasi tutte le persone che erano in collegamento al primo link della diretta, quindi sono contento e ringrazio anche tutti quelli che hanno seguito per la pazienza. All'inizio è stato un po' difficile, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Non ci sono altre domande, quindi grazie Lucio e buonanotte a tutti. Ci vediamo. Grazie a te, grazie a voi e al gruppo WWF che ha organizzato questa iniziativa e a tutti chi mi ha seguito, insomma. Bene, alla prossima occasione, grazie, buona serata. Grazie, buona serata.